Vice Sindaco Manocchi, allora, che cosa avete deciso, che cosa avete proposto ai cittadini di Carrara? Vi leggo velocemente quelle che sono appunto le opere che abbiamo condiviso pienamente ieri sera con il quartiere, che sono la rotatoria dell'innesto a servizio del nuovo complesso scolastico di Cucurano Carrara in via Dubcet e relativa messa in sicurezza, le nuove rete fognaria delle acque meteoriche sia Carrara Cucurano con la compartecipazione di ASET, e così anche per quanto riguarda la rete dell'acquedotto gas, sempre sulle località Carrara, Cucurano e Falcineto. In buona sostanza si tratta di tutti i sottoservizi necessari ai quartieri che sono interessati dall'opera, ripeto, in compartecipazione al 50% con ASET. Poi abbiamo la messa in sicurezza delle strade, quindi via Flaminia con tutte le frazioni, dove verranno realizzate la rotatoria dell'intersezione tra la strada nazionale Flaminia e la strada provinciale numero 80 per l'Alberone, e il rifacimento della pista polivalente, comprese le reti perimetrali nel parco di Carrara. E manutenzione straordinaria del fosso della Carrara, del fosso di Guardia, via Flaminia in direzione Ponte Morello, realizzazione di un marciapiede per la messa in sicurezza della via San Cesario fino alla chiesa di San Cesario, manutenzione straordinaria dell'ex scuola elementare di Carrara con destinazione a casa delle associazioni e della comunità, quindi con attività ludico-culturali, ricreative, quel che si voglia. Fibre, punti luci non coperti dal servizio, sfaltature di tutte le strade dei quartieri interessati alla realizzazione della nuova centrale Adriatic Link, quindi Carrara, Falcineto, Turno, asfaltatura di via del Cerreto, località Cannelle, rotatoria o messa in sicurezza dell'incrocio in località Ponte Morello. Con i cittadini, appunto, avuto un confronto sull'elencazione di queste opere, abbiamo puntualizzato meglio e ulteriormente quelle che sono le loro esigenze e richieste. Ecco, sono state poi delle richieste aggiunte a questo elenco da parte dei cittadini, quindi altre opere che verranno presentate a Terna. L'importo complessivo è 12 milioni, ma probabilmente alla fine si andrà a spendere anche qualcosa di più? L'elencazione delle opere tutte, che dovranno tenere conto anche delle opere di compensative di Metauriglia, e con questi ci confronteremo domani sera, quindi sarà un'elencazione ovviamente unica, l'importo sarà nettamente superiore. Abbiamo immaginato ovviamente ulteriori opere, ad esempio marciapiedi lungo la via Flaminia o anche cordoli a seconda, insomma, dell'opportunità di eventualmente realizzare una pista ciclopedonale, e quindi bisogna eventualmente fare un ragionamento, la riqualificazione dell'asilo Falcineto piuttosto che il terrapieno, e quindi immaginare una schermatura con un'alberatura abbastanza alta, quindi alberi di alto fusto che possano in qualche modo schermare l'opera. Non da ultimo un tutor tra le due rotatorie via Alberone e Ponte Morello, al fine di fungere da deterrente per l'alta velocità.